parlo del nuovo numero di Rizza. Secondo me è un numero entusiasmante, perché con tutti gli esperti di Rizza, tutti gli psichiatri, gli psicologi, gli psicoterapeuti che lavorano qui, ne abbiamo discusso a lungo. Parlare con se stessi. Sono importantissime le parole che ci diciamo. Importantissime. Vi leggo alcune parole del mio editoriale. Giulia, 28 anni. Le racconto il motivo per cui vengo da lei. Ah, mi dica. Io faccio del male agli altri, mi dice Giulia. Io le dico, in che senso? Sì, sono cattiva. Allora io le dico, mi faccio un esempio di quella cattiveria. Giulia si fa silenziosa. Ho tradito il mio compagno, gli ho fatto del male, l'ho fatto soffrire. Allora io le chiedo, ma lui l'ha scoperta? Sì. Dico, è questo il problema? Sì, anche questo. Se lui non se ne fosse accorto, non sarebbe cattiva? Sì, lo stesso, lui mi ha perdonata. Ah, dico io. Adesso devo rigare dritta, non posso più sbagliare. Questo è un accenno dell'editoriale di questo numero di Rizza. Ne parlo perché se io mi dico, io ho tradito il mio compagno, me ne assumo la responsabilità, ho fatto una scelta perché desideravo un altro uomo, mi piaceva, lo desideravo, allora io rispetto quel lato di me che desidera, che può commettere errori. Io, Giulia, sono quella che ha tradito, quella che ha desiderato tradire, quella che cercava un piacere. Se comincio a dirmi invece sono cattiva, ho sbagliato. Meno male che lui mi ha perdonato. Io mi considero portatrice del male. In questo editoriale parlo anche di altre cose. E su questo numero di Rizza parliamo di forse la cosa più importante che esiste nella vita. Stare con te stesso e parlare con te stesso. Parlare con se stessi vuol dire non accusarsi, non aggredirsi, non giudicarsi, non credere che hai fatto delle cose sbagliate. Hai fatto delle cose perché appartenevano a te. È molto diverso dire ho dato uno schiaffo a Giovanni perché sono sbagliata, oppure dire ho dato uno schiaffo. Io devo avere cura di quella persona che ha dato lo schiaffo. Se io amo quei lati di me che commettono errori, se ci sto bene con loro, se imparo a dirmi che questi errori hanno il diritto di esistere come le cose belle che faccio, allora divento una persona completa. Altrimenti ci sarà una lotta dove i casi sono due, come nel caso di Giulio, o diventi schiava dell'altro perché ti ha perdonata e quindi cancellerai il desiderio, oppure a un certo punto ti ribellerai e romperai il rapporto. La cura di sé sta nelle parole in cui noi accogliamo le cose che pensiamo non vadano bene di noi. Non sta nel dirsi devo diventare più forte, più bravo, più bello, devo migliorare. No, queste sono parole che stancano l'anima. Le parole giuste sono le parole dell'accoglienza, le parole in cui noi prendiamo atto che siamo persone che possono commettere errori. La parola errore deriva da errare. Errare vuol dire viaggiare. Errare vuol dire fare strade con errori, ma che ci permettono di arrivare a mete altrimenti insospettabili. Dobbiamo essere grati agli errori che facciamo, perché stanno senza che noi lo sappiamo, portandoci verso la nostra meta, verso la nostra patria, verso la nostra culla, verso la nostra natura, verso ciò che siamo per davvero. Buona lettura.